cuori più duri. Quelli dei tedeschi dovettero sciogliersi per i due. Ingaggiati qualche tempo dopo, quando la squadra di casa Volkswagen, il Wolfsburg, decise di scrivere un'altra favola. Andrea, fiorentino almeno pubblicamente non linguacciuto, accettò la sfida, eppure l'assegno che gli staccarono per convincerlo a fare l'emigrante. L'italiano andava di moda in Germania. Tony impazzava perfino negli spot televisivi. La difesa allestita da Lippi era diventata quasi sinonimo di cassaforte. La Bundesliga fu un trionfo pagato carissimo. Il magico sogno mai rinnegato ma durato troppo poco. Colpa soprattutto di un bruttissimo infortunio. Quasi un sacrificio offerto alla patria, cioè alla nazionale. Un menisco rotto nell'europeo di Donadoni e dell'inizio del dominio spagnolo sul mondo. Che caduta! Per rialzarsi occorrevano forza, coraggio e anche un po' di fortuna. Quella non si compra al mercato, ma il calciomercato può aiutare a trovarla. Un contratto offerto dalla Juventus e la terza vita comincia. La nazionale, lo scudetto e chissà che cosa ancora. Basta aver solo voglia di scriverla, questa nuova puntata. Raccontarla sarà sicuramente più facile. Dove abitavo io, che io sono nato a Fiesole ma abito a Scandicci, e praticamente sotto al mio palazzo c'era un giardino grandissimo e quindi mi ritrovavo sempre lì con i miei amici del quartiere degli altri palazzi e giocavamo sempre lì. Io prima ho iniziato nella scuola calcio della Cattolica Virtus, dove tra l'altro ci giocava anche Paolo Rossi, quindi da lì ho fatto tutta la classica settore giovanile. Poi a 16-17 anni sono andato nella Rondinella, dove dovevo giocare in verità nella Berretti, ma sono stato aggregato con i dilettanti nazionali. C'era la legge di due giocatori del 80, mi sembra, tanto, o comunque 81, giù di lì. E niente, dovevo farne parte, poi non dovevo sicuramente rimanerci, invece poi sono rimasto e ho anche giocato quasi tutte le partite. E da lì è nata la prima esperienza, insomma, a 17 anni giocare contro anche gente di 30, insomma, di 20 ti fai le ossa, proprio sicuramente. Pistoia è stato un periodo molto breve, è stato bello perché per la prima volta mi sono sentito in mezzo a dei giocatori importanti. C'era Allegri, c'era Baiano, Aglietti, Amerini, ora forse mi sfugge qualcuno, ma c'erano giocatori importanti in Serie B. Io ero giovanissimo, quindi sono stato 6 mesi e basta. Poi dopo sono andato ad Ascoli l'anno dopo, lì diciamo è partito seriamente la mia carriera. È effettivamente una favola il Chievo, perché prima di tutto io sono arrivato, insomma, e mi hanno accolto tutti benissimo. Addirittura, insomma, mi ritrovavo a finire l'allenamento e andare a prendere da bere al bar con Perrotta, Danna, cioè io ero un ragazzo di 20 anni, magari li vedevo in televisione, quindi dicevo va. E quindi questo già ti fa vedere il modo dell'accoglienza Chievo. L'ambiente è un ambiente splendido, sicuramente ti aiuta perché non c'è tantissime pressioni. Però insomma c'erano giocatori importanti, io avevo davanti Danna, D'Angelo, Sala, e da loro insomma ho imparato molto, perché comunque sia la difesa di Del Neri a quei tempi era una difesa che c'era dei meccanismi un po' difficili, insomma, e quindi uno si doveva allenare seriamente, doveva capire, entrarci dentro. Poi sono passato al Palermo, insomma da lì si è aperta anche la responsabilità anche tra me, insomma, di essere comunque un giocatore giovane, ma
importante, ero stato pagato abbastanza, c'erano diverse aspettative. Era una squadra che aveva degli ottimi giocatori, nonostante fosse una neopromossa, ma c'erano giocatori dove poi siamo andati in 5 al mondiale, quindi è stata una grande annata. Palla recuperata da Barzagli, ancora Barzagli, zona tiro, destro! Ed è il pareggio del Palermo con un gol straordinario di Barzagli. Palla persa ingenuamente da Morfeo. Pesca il jolly anche Barzagli e la partita è di nuovo equilibrata. 2-2. Mi ricordo che c'era un entusiasmo a Palermo incredibile. Io penso di non averlo mai visto da nessuna parte. Dovunque andavi, i primi 2-3 anni sono stati fantastici. Era sempre pieno il Barbera. E la squadra andava, il primo anno insomma siamo arrivati in Coppa UEFA, ci siamo giocati anche a un certo momento la Champions con l'Udinese della Sampdoria e quindi insomma è stata una grandissima annata. È stato un impatto sicuramente diverso. Io ho passato a Verona, penso, un anno intero, finivo l'allenamento, tornavo a casa, abitavo in pieno centro e andavo sempre a fare un giro a piedi o da solo con alcuni compagni per il centro di Verona senza essere mai fermato, penso, in un anno, ma mai. Ho cambiato tutto a Palermo. Sole Palermo, esiste Sole Palermo. Dovunque andavi ti trattavano come un dio, andavano tutte le cose bene ed era comunque bello perché poi insomma c'era tanto entusiasmo e te lo trasmettevano anche i palermitani. È normale che le ex squadre le continuo a seguire, soprattutto mi dispiace perché non vedo più questo grande entusiasmo attorno alla squadra. Vedere lo stadio, anche il Barbera mezzo vuoto, ci siamo andati l'anno scorso con la Juve, era pieno, ci siamo tornati quest'anno e non era esaurito. E mi è sembrata una cosa strana, di solito quando arrivavano le grandi squadre, insomma, c'era un grande entusiasmo in città, quindi secondo me si è perso soprattutto questo e dispiace, insomma, vedere una squadra come il Palermo sicuramente attrezzata per fare un altro campionato rischiare la retrocessione. La prima volta mi hanno parlato del Wolfsburg, normale, ne avevo sentito parlare all'interno dello spogliatoio perché Zaccardo mi aveva detto che aveva già firmato per il Wolfsburg. Io non ci avevo fatto neanche molto, molto caso, nel senso avevo parlato così con lui per capire un po' come mai questa scelta. Subito dopo 2-3 giorni, mi ha detto sia il mio procuratore sia Rino Foschi che c'è questa possibilità. Io ho fatto una scelta che per molti può essere stata da pazzo, però io ho visto che avevo 27 anni, anche se ero nel giro della nazionale, speravo di andare con una grande, uno giustamente ci deve avere anche delle aspettative, però non c'erano altri giocatori, insomma 4-5 anni fa c'erano le grandi squadre, avevano dei grandissimi difensori, è normale che per puntare su un giovane italiano dovevi spendere anche diversi soldi, era difficile, quindi ci stava. E insomma è arrivata questa squadra che effettivamente mi dava il triplo di quello che prendeva a Palermo. Avevo 27 anni, sinceramente ho fatto questa decisione anche per poter cambiare campionato. Non si può dire ho sposato il progetto perché non sarei realista, perché sicuramente l'ho fatto anche per il contratto che mi hanno offerto.
l'impatto è stato abbastanza drastico. L'inverno si è sentito con anche i meno 15, meno 10, faceva freddo, era completamente diversa l'atmosfera, però si viveva molto bene effettivamente, sono stato bene, soprattutto a Wolfsburg c'era 10.000 italiani, ci sono ancora, e quindi insomma non ti manca il supporto di qualche parola di qualche persona italiana. Penso sia stata la vittoria forse più bella, non più importante, però è, secondo me è stata l'annata più sorprendente e più bella, perché nessuno sarebbe aspettato questa vittoria. Soprattutto per la prima volta ho affrontato un campionato con delle responsabilità da parte di un allenatore che mi aveva preso e mi aveva chiesto di fare il leader di una squadra. Io non lo sono mai stato per carattere, sono uno che non ce l'ha dentro, in fondo alcuni ce l'hanno, alcuni no. E comunque penso di aver fatto un campionato dove veramente almeno in difesa, insomma, mi sono portato dietro quasi tutta la difesa. Ho cercato di insegnare anche ai nostri terzini tedeschi un attimino come fare la diagonale, cose, perché era un calcio, comunque loro lo fanno completamente diverso dal nostro, almeno l'aspetto difensivo. Non è stato facile all'inizio, però poi questa cavalcata è diventata sorprendente, perché nessuno se lo sarebbe aspettato.